lacrimogeni sulla folla e barricate per contenere i manifestanti. Nuova giornata di violenza a Beirut all'indomani degli scontri che sabato nella capitale libanese hanno provocato quasi 400 feriti. Obiettivo delle forze dell'ordine, impedire alla folla di raggiungere il Parlamento, culla, secondo la piazza, della corruzione e dell'inerzia di una classe politica da più di 3 mesi oggetto di una contestazione ormai sfociata in paralisi del paese. Al grido di rivoluzione e rivoluzione, l'assalto dei manifestanti che si è scontrato con gli idranti schierati da esercito e polizia. Muro contro muro, esasperato dall'aggravarsi della situazione economica del Libano. Antica Svizzera del Medio Oriente, oggi a un passo dal baratro di una povertà che minaccia quasi la metà della popolazione.